Ben ritrovati a una nuova lezione di Scienze Esatte, questa volta in una veste tutta nuova, online. Io sono Giulia e insieme agli altri operatori Open Lab vi dimostrerò come è semplice portare la scienza a casa vostra. In questo video scopriremo come è possibile produrre un tipo di plastica amica dell'ambiente, ovvero biodegradabile, partendo da un comunissimo e gustosissimo ingrediente spesso presente nelle nostre cucine, ovvero il latte. Avete mai notato che gran parte degli oggetti che ci circondano e che usiamo quotidianamente sono fatti di plastica? I giochi con cui ci divertiamo, gli strumenti con cui puliamo e anche quelli con cui cuciniamo, ma addirittura alcuni indumenti sono fatti di plastica. Ma dove finisce tutta questa plastica quando non ci serve più? Le comuni plastiche sono derivate dal petrolio ed impiegano centinaia di anni per essere degradate. Quindi finiscono per accumularsi in tutti gli ambienti, fino ad arrivare nei nostri mari. Rappresentando un pericolo per noi, come per gli animali e per tutti gli esseri viventi. Ma ci sono alternative alle comuni plastiche? Certo, la ricerca si sta impegnando a trovare soluzioni alternative amiche dell'ambiente, producendo addirittura plastiche da scarti alimentari, per far coincidere funzionalità e sicurezza per l'ambiente. Con questo esperimento proverai anche tu a creare, come in laboratorio, una bioplastica partendo proprio dal latte. Quindi, cosa stiamo aspettando? Indossiamo subito i panni degli scienziati e cominciamo a divertirci anche noi con la scienza. Subito all'occorrente per produrre la bioplastica a casa nostra. Latte intero, aceto bianco, un pentolino, due bicchieri, un colino, un cucchiaio e formine per biscotti. Avete tutto il necessario? Benissimo, iniziamo! Riscaldiamo il latte senza farlo bollire. Mi raccomando, fatevi aiutare dai vostri genitori, sarà più sicuro, oltre che un'occasione per divertirvi insieme, imparando. Aggiungiamo ora 4 cucchiai di aceto al nostro latte caldo. Uno, e mescolo, due, tre, e quattro. Osserviamo cosa succede. Le proteine contenute nel latte, a contatto con l'aceto, si aggregano, separandosi dalle altre componenti del latte. Ora prendiamo l'altro bicchiere e con l'aiuto di un colino filtriamo la pasta di latte. Quello che andiamo ad eliminare, questo liquido sottostante, si chiama siero. Eliminiamo il più possibile il liquido per recuperare solo la pasta di latte. Divertiamoci ora a modellare la pasta di latte con le mani e poi utilizziamo degli stampini e biscotti per fare le forme che preferiamo. Modelliamolo. Poi facciamo la forma che più preferiamo. Io scelgo il cuore.
Lascia asciugare per un giorno e la tua bioplastica sarà pronta. Leggera, dura e resistente. Puoi divertirti anche a colorarla, realizzando diversi oggetti come portachiavi, decorazioni natalizie, calamite, segnaposti, scatenate la vostra fantasia. Ma come fa il latte a trasformarsi in plastica e diventare duro come un sasso? Ce lo spiega la scienza. Il latte è un miscuglio di acqua, zucchero, grassi e proteine. La proteina più abbondante del latte è la caseina. La caseina si trova distribuita omogeneamente nel liquido sotto forma di strutture sferoidali, dette micelle. In condizioni normali, le micelle sono ricoperte da cariche negative e per la legge della repulsione delle cariche di stesso segno restano distanti tra loro. Ma cosa succede se aggiungiamo l'aceto? Quando aggiungiamo una sostanza acida, come l'aceto, le cariche positive di questa sostanza vanno a ricoprire le micelle di caseina e queste strutture sono ora libere di avvicinarsi e unirsi, dando vita a un processo che si chiama coagulazione. Le micelle di caseina, unite insieme, precipitano sul fondo e si separano dalle restanti componenti del latte. I polimeri di caseina, man mano che si asciugano e si disidratano, diventano sempre più duri, fino a formare una vera e propria plastica. Allora, cosa abbiamo sperimentato oggi? Che dal latte è possibile ottenere una sostanza simile alla plastica, che è biodegradabile e che non inquina l'ambiente. E ora cosa aspetti? Prova anche tu a portare la scienza a casa tua! Il miglior modo per rispettare l'ambiente è riutilizzare materiali già prodotti. Oltre a ciò che la scienza ci insegna, nel quotidiano ci basta un po' di fantasia e creatività. Invece di comprare, riusare. Ancora non esiste una ricetta perfetta per salvare l'ambiente. Ma c'è una strada per migliorarlo e si chiama ricerca. Ciao ragazzi, al prossimo video!